Siamo qua nella presentazione ufficiale del Real San Fermo, formazione che parteciperà quest'anno al campionato di prima categoria. Siamo con mister Guerino Di Palma, con il presidente Francesco Mannisi. Allora, Press, iniziamo con una domanda per te. Un'estate di grandi cambiamenti, giusto? Quale obiettivo vi ponete quest'anno? Allora, tanti cambiamenti, sia come giocatori come dirigenza. E l'obiettivo di quest'anno faremo meglio dell'anno scorso, sicuramente. Con questi ragazzi che sono arrivati, giovani con esperienza, che hanno un bel pacchetto di esperienza, speriamo di far bene, insomma, ecco. Ok, allora, nuovo... Voglio precisare un'altra cosa, quest'anno ho il piacere, la fortuna di avere un mister che si chiama Mister Di Palma, insomma. Guerino Di Palma, quindi vi chiedo un commento sulla formazione che è stata costruita, sei soddisfatto dei giocatori che avrai a disposizione? Intanto ringrazio la società e il Presidente per i complimenti, ma sarebbe meglio poi alla fine vedere come andrà a finire. Siamo contenti, questo ce lo dirà il campo. Certo, abbiamo fatto una buona campagna acquisti, non l'abbiamo ancora completato, ma siamo consapevoli e convinti di fare una buona stagione. Ecco, mi dicevi che non avete ancora completato, cosa manca ancora a questa squadra per essere completa? Quello che manca non ve lo diciamo alla fine. Manca un colpo finale. Ok, vedremo questo colpo del DS Giglio, che appunto già lavorava con te l'anno scorso a Villa Guardia. Un'ultima domanda per il Presidente, mi hai detto che l'obiettivo è fare meglio. Non so, si può dire magari playoff o non ci può, non, io non lo diciamo. Fare meglio di l'anno scorso. Poi ci proviamo a arrivare più alto possibile, però sai, calcio è così, insomma. L'anno scorso mi sono posto un obiettivo di 40 punti e l'abbiamo superato. Siamo arrivati a 48. Quest'anno minimo 48. Insomma, per un esordiente già 48 punti non era male l'anno scorso. Esatto. Questi ragazzi qua che ci sono, che sono arrivati, abbiamo preso questo mercato, sicuramente faremo sicuramente meglio dell'anno scorso. Va bene, allora ringraziamo sia il Presidente Mannisi, grazie, che il Mister Di Palma, in bocca al lupo per la stagione. Grazie.